Buongiorno ragazzi dal vostro Leo. Oggi vi mostreremo un tutorial come fare un graffiti. Il nostro obiettivo è questo. Come vedete già ho incominciato l'opera, ma adesso la definirò. Prima di tutto dobbiamo fare la bomboletta gialla per fare i capelli. Ricordate sempre una cosa, quando si colora un graffito non si colora mai tenendo premuta la bomboletta, si fa sempre a spezzare. Adesso passeremo nella parte del corpicino dell'omino. Il fatto dello spezzare non vale solo per il colore, ma vale anche per disegnare. In certi casi si può dare la spezzatina veloce, in certi casi quella approfondita. Adesso vi faccio vedere. Adesso man mano che andiamo avanti lo coloreremo. Per colorare un disegno bisogna avere varie bombolette di vario tipo colore. Per esempio noi adesso usiamo la bomboletta rossa. In questo caso, come ho detto poco fa, dobbiamo usare la tecnica della spezzatina. Passato il colore, adesso riprenderemo a disegnare il pupazzo. We'll be right back.
Ecco ragazzi che adesso stiamo passando nella parte finale del graffiti. Finalmente dopo molti minuti di lavoro stiamo per terminare. Questo è il caso di andare a, con la tecnica dello strippetto. Quando vedete che si avviene, non avete fretta di finire. State calmi e state ben vento di calma. Non dimenticate di mettere tutti i link sparati e mettete mi piace. È tutto dal vostro Leo. Ciao raga dal vostro Leo, sono sempre io col mio graffito. Oggi vi mostrerò come colorarlo. Dobbiamo usare la tecnica dello strutto perché la bomboletta è poca e i disegni da fare sono tanti. Comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fucking
pure il disegno, come dire, rovinato dal colore, di passare di nuovo la bomba del colore. Però devo dire anche una cosa. Abbiamo questo muro così bianco e anche merito del nostro aiutante Davide. E solo grazie a questo muro così splendente e bianco, perché ci ha permesso. Dobbiamo tutto a lui. È tutto dal nostro tutorial per oggi. Ricordate, non imitate. Cose fate vedere da uno grande o esperto o da me. O da lui. Seguiteci sempre su Facebook, sui link sparati, mettete mi piace. Alla prossima.